Ciao a tutti, cocciotti, e benvenuti in questo nuovissimo video di GTA Online. Al momento è notte, in realtà io sto registrando questo video dopo un after incredibile. Stanotte non ho dormito, in realtà alle 3 mi sono messo a letto, ma non riuscivo a dormire, quindi ho detto vabbè, non riesco a dormire, non ho completamente sonno, mettiamoci a lavorare. Mi stavo per mettere a registrare video quando Tudor e Stefano mi hanno convinto a giocare a Monopoli. In realtà penso di averli convinti io in un certo modo. È successo una cosa strana. Sono le 9 di mattina, abbiamo appena finito di giocare a Monopoli. Io ho perso, ma va bene così. Quest'oggi, signore e signori, andremo a fare delle cose. Io off camera ho fatto un paio di missioni di recupero scorte. Come vedete, le scorte sono al massimo, prima non lo erano. Il valore piano piano aumenta, ma finché non fai l'upgrade, come per gli stabilimenti di cocaina, è difficile arrivare a buoni livelli. Allora, io voglio fare una cosa, ragazzi. In questo episodio quello che andremo a fare è spendere 3 milioni di dollari. Spendere 3 milioni di dollari, che faccio molto volentieri perché anche se sono soldi, anche se sono euro veri alla fine, per me è contenuto. E non solo, è contenuto quello bello. Perché ragazzi, se io vado su Warstock, oltre al centro operativo mobile che potenzialmente potremo comprare, ma forse lo compreremo nel prossimo episodio. Quest'oggi andremo a prendere la bellissima e simpaticissima la Pegassi Oppressor. Prezzo speciale, oddio, potrei risparmiare un milione buono. E con quel milione buono prendere il centro operativo mobile. Ok, ragazzi, retrofront. Ah, anche il cargo bob. Ragazzi, è quello che intendevo io. È quello che raccoglie i veicoli. È tipo l'acquisto, è l'elicottero migliore per fare le missioni di questo tipo. Comunque, come vedete, qua costano davvero tantissimo le cose. Però, se fai le ricerche del caso, risparmi davvero, davvero tanto. Allora, visto che costa 2 milioni, risparmio 1 milione e 2. Quanto risparmio? Risparmio poco meno di 1 milione in realtà. 900.000 risparmio. Vale la pena risparmiare 900.000? Allora, ragazzi, prima il dovere e poi il piacere. E ora come ora il nostro dovere è comprare il centro operativo mobile. Lo comprerò al posto dell'alloggio. Metteremo. Se qui metto l'alloggio. L'alloggio è gratis. Qui mettiamo nello slot 2 la. No, aspetta. Mettiamo qui il centro di comando e qui l'alloggio. Ah, costa però. Aspetta, deposito veicolo personale. Vuol dire che posso mettere delle macchine qua dentro anche. Raga, ma è stranissimo sto posto. E qui posso modificare veicoli armati e armi da fuoco. Allora, nella speranza che io poi possa modificare questa cosa, opterò per l'opzione da 2 milioni. Che è comunque tantissimo, raga. Allora, per il momento 1,5 milioni acquisto. Ragazzi, abbiamo preso il centro di comando. Vuol dire che potenzialmente posso comunque acquistare la supermoto, ma poi rimarrei davvero sul lastrico. La transazione è in corso, mi sta dicendo qui nell'angolino, quindi io aspetterò un attimino. L'agente 14 mi sta chiamando. Ok, a quanto pare per ottenere il nostro bellissimo e simpaticissimo centro operativo mobile devo diventare un CEO. Ok, il centro operativo mobile è stato consegnato, quindi non so cos'è che voleva farmi fare in realtà. Ok, non mi dice nulla di particolare. L'unica cosa che ho fatto è stato switchare tutto il personale che ho dalla ricerca alla produzione dei soldi, perché raga, dobbiamo migliorare. Ho perso Monopoli, non posso perdere anche a GTA Online. Ma che bello! Alla faccia del centro operativo mobile, sembra uno di quei camion che ci sono in Fast and Furious del governo. E anzi, mi sa che bene o male è quello. Qui posso anche modificarlo a quanto pare. Accedere all'officina del bunker. Personalizza motrice, personalizza rimorchio. Armature, nessuna armatura più 40%. Armatura più 100%. Costa 37.000 dollari. In effetti non costa molto, la faccio. Perfetto, posso salirci? Da quello che ho capito, qua dentro ho accesso comunque al dispositivo del bunker. Quindi posso vendere armi, fare cose. Accedi al terminale touchscreen per controllare e avviare le operazioni. Ok, questo penso sia il terminale. Non è disponibile quando il centro operativo si trova nel bunker. Devo uscire dal rimorchio e devo entrare nella motrice. Devo guidare sta cosa. Vediamo quanto va veloce. Ho preso un botto di upgrade. Avevo speso 200.000 dollari di upgrade. Ok, ragazzi, ci siamo. Ok, direi che l'accelerazione vale il suo prezzo. Ma cos'è sta roba, raga, che mi sto portando dietro? Ok, a quanto pare per entrare nel morchio devo per forza andare dietro. Ah, non è collegato, infatti. Vabbè, scialla. Spero solo che nessuno me lo possa far esplodere. No, raga, se la gente me lo fa esplodere, non c'ho l'assicurazione con sto coso. Quindi è come se io fossi nel mio bunker. Ma che figata è, comunque, no? È bellissimo. Sto usando la turretta del centro operativo mobile. What? Oh. Cosa? Raga! Cioè, avete capito? Posso sparare razzi con sto coso. Ok. Ma qui ce ne sono altre? Cambiano anche?
Ok, qua ci sono le operazioni mobili, perfetto. Ok ragazzi, siamo solamente in due, ma non mi trova altra gente, non accetta nessuno. Quindi proveremo comunque a fare forti precipitazioni. Agente 14, questa è la missione. Abbiamo dei Doombuggy, dobbiamo intercettare e abbattere degli aerei della Meriwether. Quindi, ok, se io guido, il tipo deve sparare. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok, questo qui c'ha un bel... una bel cannone da usare. Ok, posso sparare anch'io con la pistolina, non so quanto sia utile, però... però... qualcosa di sicuro riuscirò a fare. Ho anche la ruota di scorta, quindi metti caso nel deserto si rompe la ruota, siamo a posto. Allora, speriamo che siano aerei piccolini. È un cargo Bob, porca vacca. Ok, sta iniziando a sparare. Ok, devo stare attento a questi ostacoli, che non li vedo. Il mio amico sta già sparando, quindi è la grande. Ok, io devo raggiungerli senza fare troppi casini. Tranquillo, frate. Porca vacca. È difficile, eh. Ti raggiungo, ti raggiungo. Bravo, 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 bravo. Oh mamma mia, che è sta roba? Distruggi il cargo Bob. Vai, spara, spara. Vai, vai, che sta andando a fuoco. Grande. E ora? Intercetta il prossimo. Ok, le scorte le lasciamo lì? Quanto pare sì. Vai, spara, spara. Mamma mia, Sta missione, in realtà in due sembra fattibile. Sperando che sganciare le mine. Posso sganciare le mine? Quante ne ho? Infinite. Ma la grande, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Infinite mine, ma io qua mi diverto troppo. Tagliamo anche la strada perché tanto devo andare dritto di là. Se ce la faccio. Cerchiamo di non perdere troppo tempo, che poi se no la missione mi va col paese. No, raga, mi sono incastrato. Allora, raga, l'altra volta ho fatto una missione, non l'ho registrata, ma mi sono incastrato, mi sono pentito di aver fatto quella cosa. Quindi ora andiamo con calma, che dite? Ecco, per l'appunto. Stiamo calmini un po'. Vai, dobbiamo intercettare il prossimo. Questo che vuole fare di bello? Mamma mia, cioè è un machine gun della Madonna. Prossima volta voglio sparare io con quello. Sono due elicotteri. Ok, bisogna stare attenti. Bravo, ma l'ha fatto esplodere di cattiveria. Ok, la scorta è andata alla grande. Ora manca il cargo Bob. Io lancio un po' di mine, le lascio così. Se arriva qualcuno, non mi interessa. E bello, vieni qua. Vai, spara, frate. Bravo, bravo. Vedo del fumo? Non vedo ancora del fumo. Ci siamo quasi. Accelero un po'. Non pensare a quelli, frate. Pensa al cargo Bob. Vai che vedo il fumo. Vai che vedo il fumo. L'unica cosa che mi preoccupa un attimo è che mi ha detto che il Doombuggy alla fine va riconsegnato. E infatti la pista d'atterraggio è di Sandy Shores. Come? Vabbè, non ho capito. È 1 km, lo faccio veloce. Se non sbaglio devo riconsegnare questa cosa. Oppure devo bloccare un altro aereo che sta per partire. Non ho capito, raga. Mi parla in continuazione. Ci sono anche i sottotitoli, ma non lo ascolto mai. Vabbè, non ci interessa. Andiamo di cattiveria. Ma seguiamo la strada perché ho paura di morire. Ma no, dai, YOLO, YOLO, YOLO. Abbiamo il Doombuggy apposta per andare nel deserto. Tra l'altro, sono curioso di sapere quanti soldi ci darà per aver fatto sta cosa. Spero abbastanza. Distruggi il Titan della Meriwether. Ok, e quindi? Oddio, ci sparano anche da dietro. Spara i motori, frate. Bravo, bravo, bravo. Continua a colpirlo. Continua a colpirlo. Colpisci i motori. Un Titan. Ok, siamo in una situazione un po' brutta. Grande, grande. Ok, nuove coordinate. Ma sto facendo una distruzione qua. Intercetta il Titan della Meriwether. Cosa? Cioè, non è quello che ho appena distrutto? No, c'era un altro a quanto pare. E dai, distruggi il Titan. Oh, immortale. Ok, vai, spara gli elicotteri, frate. Ok, gli elicotteri vanno giù, gli elicotteri vanno giù. Uno è andato. Vai, vai, costeggio. Vai, inizia a sparare, spara i motori. Spara i motori. Vai, vai, vai. Oddio, guarda gli elicotteri qui che sono rotti. Allora, se continua così dovrò salire su un ponte. Non mi piace moltissimo questa cosa. Vai, 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 spara, spara, spara. Bravo, bravo, è così che si fa. Vedi, è così che si gioca. Bravo, Gela, bravo. C'è gente che si è buttata. Frate, perché non stai sparando? Si è riscaldata forse? Si è riscaldata la cosa? Frate, spara. Frate, spara. Perché non spara? Frate, perché non spari? Caduto, caduto, caduto. Intercetta l'ultimo cargo Bob. Vabbè, mamma mia.
Per fortuna questa missione, ragazzi, sembra lietamente facile. E siamo solamente in due. Si può fare anche in quattro. In quattro era davvero una passeggiata, se ci pensate. Vuol dire due cargo bob con due mitragliette. Cioè, era il devasto più totale. Ma guarda come si diverte il tipo, eh. Anch'io mi so divertire. Allora, solo che 2 chilometri sono tantini. Credete, provo a tagliare nel mezzo. Ma proviamo. Vai, bravo, buttati. Buttati, il guardrail chi? Il guardrail cosa? Attenti a ste curve. No, non sprecare la mitraglietta, frate. Ok, a quanto pare non la spreca, è molto bravo ad usarla. Anche perché è una bestia di mitraglietta. E ce n'è un'altra collegata dietro. Devo dire che, allora, le macchine di questo update sono davvero, davvero fighe. Cioè, senza dubbio. Massimo di 5 esplosivi attivi. Ok, a quanto pare c'è un limite. È come se dopo un po' si annullasse, quindi ok. Ok, ecco il cargo bob. Lo vedo. Vai. Vai, vai, ci siamo, ci siamo. Sbaglio anche di un colore diverso. Non lo so. L'importante è che il mio amico, che non so come si chiama, Danik Malkin 71. Non ti preoccupare, frate, te spacca tutto. Qua c'è anche un piccolo posto di blocco, ma don't you worry, child. C'è anche l'elicottero della scorta, ma io lo eludo alla grande. Vai, cargo bob, esplodi malamente. Vai, vai, Malnik, Kalnik. No, non pensare alla jeep. Pensa a sto coso. Vai, vai, spara, spara. Spara, spara. È quasi andato, è quasi andato. Lo vedo che è in difficoltà. Lo vedo. Dai. Porca vacca. Questo potrebbe essere un problema. Spara qualcosa. Perché si sta aprendo dietro? Porca vacca. Vai, spara, spara, spara. Vai, 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 vai. Vai, gli sto dietro. Fai ciò che devi. Esatto. Porta il Dunfava a destinazione. Don't you worry. Allora, ci potrebbe essere un piccolo elicottero per la strada, ma non è un problema. E invece potrebbe essere un problema. Ok, devo riportare il... Oddio, c'è la gente là sopra. Sono morto? Come sono morto? Dimmi che guida lui. Guida lui. Sale su un Dunfava. Ok, ragazzi. Questi li vedo abbastanza OP. Per i miei gusti, non mi piace. Raga, potremmo rischiare grosso. Sono morti? Non lo so. Stiamo calmini. Uno è morto. Due morti. Ne manca uno che è ancora vivo. Lo so che è ancora vivo, non mi è uscita la X. Oh! Non muore? Ok, è morto. Allora, dovrei buttarmi qua sotto, ma ho paura di morire. Vado con calma, vado con calma. Sto arrivando, sto arrivando. Ma sei scemo? Che è successo? Ci sono, ci sono, ci sono. Grande, fai esplodere tutto. Sono 2 chilometri. Cerchiamo di non morire perché abbiamo 0 vite ora. Speriamo che sia semplice. Ah, ma questi sono pure nemici. Alla grande, c'hanno il lanciarazzi. Non mi piace. Non mi pesa per niente. Il lanciarazzi è una brutta roba. Ok, devo salire e andare a sinistra. Ok, ok, ok. Ma io le lancio anche un po' di mine che magari esplodono, che ne sai. Super curvona da rally. E siamo quasi arrivati, manca 1,5 km. Sono curioso di sapere quanti soldi ci dà, che comunque è durata 10 minuti buoni questa missione. Ho paura che tra poco arrivi fuori un qualche tipo carro armato della morte e ci spacchi tutto. Ok, ragazzi, siamo quasi arrivati, mancano davvero 200 metri. E invece eccoci qua, siamo a destinazione. Andiamo qui e vediamo quanti soldi ci dà. Missione compiuta, in teoria. Vediamo, vittoria. Siamo io e lui, in due dovremmo guadagnare di più che in quattro in teoria. Abbiamo guadagnato $13.000. Perfetto, tra l'altro sbaglio con questo nuovo update. Non mi fa più respawnare sempre alla solita casa, ma mi porta sempre al bunker. E dopo le missioni così mi trovo in un punto a caso della città. Cioè non ero qui 2 secondi fa, o sbaglio. Comunque ragazzi, sono la mia tempesta. Quindi dico che per questo video è tutto. Io cercherò di fare un po' di giocate in generale, missioni, magari con la CEO, con il Motor Club, di accumulare un po' di soldini, non che io ne abbia pochi. Ah, ok, ora ho completato la missione, quindi posso comprare il Dune BF Fav, non so come si chiama, insomma, la cosa che ho appena usato nella missione posso comprarla a un prezzo scontato. Comunque, per questo video è tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo nel prossimo video di GTA Online, vi ringrazio tantissimo, l'ho già detto. Sì, insomma, ciao a tutti.